quando a ottobre mi presi la responsabilità di fare quell'analogia fra le fotografie, se non sbaglio le aveva pubblicate l'Espresso, così impressionanti, dei migranti affastellati uno sull'altro, decine e centinaia in quello spazio così ristretto dove non potevano muovere neppure un braccio, paragonarli a chi veniva rinchiuso nei vagoni merci, sapevo di toccare un tasto delicatissimo. So che le analogie, le comparazioni storiche rischiano sempre di essere offensive e che oltretutto c'è qui una plateale differenza tra chi veniva deportato a forza e chi addirittura paga delle somme elevatissime, il doppio o il triplo del biglietto aereo in business class, pur di salire e ad ammassarsi in quelle condizioni. Figuriamoci se le differenze non mi sono chiare, ma quello io lo considero un esempio del tema che mi piacerebbe svolgere questa mattina con voi, di come, maneggiandolo con cura, si possa fare un buon uso della memoria, che è poi, credo, il problema che riguarda la grande maggioranza di voi e delle vostre famiglie e, come vedrete, anche della mia. Io non accetterei mai di definirmi un portavoce degli sterminati o dei deportati della mia famiglia. Non sono convinto e non ritengo affatto che la condizione di vittima sia ereditaria. So che la combinazione del buon uso della memoria è qualche cosa di molto sdrucciolevole per ciascuno di noi. Voglio dirvi che, tanto per capire anche sul piano personale l'importanza che assegno a questa riflessione, il mio modo di ringraziarvi di questo invito è di ricordarmi che quando una quindicina d'anni fa fui invitato a un incontro dell'ANET di Torino, e al termine dell'incontro degli ex deportati mi regalarono quel vostro fazzoletto, io l'ho sentito come un onore grandissimo e quel fazzoletto io lo conservo nella stessa busta in cui tengo il mio talet, i miei tefilim, il mio scialle di preghiera, insomma qualche cosa di davvero sacro. Ma proprio per questo diffido dagli eccessi. So di parlare a degli interlocutori i quali si sono, molti di voi, distinti anche in quella attività preziosa che è la memorialistica, il fare in modo che storie di vita, biografie drammatiche non vadano perdute. E considero naturalmente preziosa, meritoria questa attività, ma nello stesso tempo conosco anche gli eccessi in due direzioni opposte che possono in qualche modo avvilire la memoria. Il punto di partenza della mia esperienza personale è proprio qui, una difficoltà a confrontarsi con la memoria. Io partirei con voi da mia nonna paterna che l'11 agosto del 1956, pochi mesi dopo essere riuscita ad arrivare in Israele e pochi giorni dopo essere rimasta vedova e quindi sentendosi molto sola, finalmente prende il pullman da Tel Aviv
e va fino a Montherzel di Gerusalemme, dove da poco era sorto Yad Vashem, il luogo di custodia della memoria della Shoah, per compilare quelle schede burocratiche. Non so se qualcuno di voi abbia mai avuto modo di vederle, ma necessariamente sono piuttosto scarne. Un questionario in cui devi mettere delle crocette, c'hai uno spazio grande così per dichiarare eventualmente se sai le circostanze nelle quali il tuo congiunto è scomparso. È andata lì e ha compilato 24 di queste schede che riguardavano sua madre, i suoi fratelli, i suoi cugini e i familiari stretti di suo marito. Queste 24 schede, questi 24 nomi di miei parenti, anche piuttosto prossimi, sono naturalmente rimaste tali, delle schede anonime, perché stiamo parlando di persone sterminate, che deportate alcune, se vogliamo parlare di campi, ahimè, in questa storia sono Belzec e per caso Treblinka, perché due fratelli di mio nonno, due zii di mio padre commerciavano con Varsavia, e da Varsavia la via diretta, come ben sapete, era Treblinka. Ma molto prima e molto di più, nel luogo di cui poi vi farò qualche cenno, in cui risiedeva felicemente da sempre la famiglia, oggi è ucraina, è stato impero austro-ungarico e negli anni prebellici era stato Polonia, ma stiamo parlando della Galizia ebraica, delle regioni vicine ai Monti Carpazi, tra Leopoli e i Monti Carpazi. Naturalmente lì, prima della deportazione c'era stata l'operazione Barbarossa e c'era stata quindi le fucilazioni di massa. Ma quello che vi voglio dire, restano una memoria lontana, non personalizzata, un racconto spezzato, anche e soprattutto perché si è spezzato nella generazione precedente. Mio padre, da bambino, ci andava a Borislav, questo shtetl, media cittadina, la chiamavano la California Galiziana perché era una zona petrolifera, riforniva i 2/3 del petrolio della Polonia fino agli anni 20 del Novecento, con dei pozzi che ricordavano proprio il Far West americano, ma tanto per capirci, una cittadina nella quale nel 1939 furono censiti 13.000 ebrei, e dopo la guerra ne sono stati censiti 400. Mio padre ci andava in vacanza dal Medio Oriente, dove viveva, è nato a Haifa. Ha vissuto molto ad Aleppo, in seguito a Beirut, e da bambino ce lo portavano con questo lungo viaggio a trovare i parenti, che continuavano a dire a questi strani originali miei nonni, che avevano avuto la balzana idea di partire, nonostante fossero abbastanza benestanti, di lasciare Borislav per andare in quei posti caldi, afosi, dove si parlavano delle lingue incomprensibili, si prendevano delle brutte malattie, chi ve la fa fare ogni estate quando tornavano, mi veniva detto, e sono naturalmente gli unici invece sopravvissuti, e noi non esisteremmo se non per quella loro strana scelta. Mio padre questa gente l'ha conosciuta da bambino, sedeva sulle loro ginocchia, con fatica gli abbiamo, come dire, estratto delle fotografie, dei ricordi che conservava di quelle presenze. Ma poi c'è questo elemento di sospensione, diciamo appunto l'estate del 1941, quando salta il patto Ribbentrop-Molotov, Hitler-Stalin, chiamatelo come preferite,
parte l'invasione del Terzo Reich, l'operazione Barbarossa a fine giugno del 1941, e il 1° luglio 1941, il martedì di sangue, come lì lo chiamano, nella cittadina di Borislav, che è tra le prime a essere occupate, lungo quel confine, avviene la prima action, naturalmente affidata ai volonterosi carnefici locali, ai nazionalisti ucraini, alle quali ne seguiranno svariate altre, come facciamo noi a sapere in quali di queste la mia famiglia è scomparsa. Ma non è questo che voglio dirvi, voglio dirvi che lontano da lì, a Aleppo, dove vivevano, evidentemente gli accadimenti non potevano che suscitare la terribile angoscia della generazione precedente, dei miei nonni. E come questo passava ai figli? Mio padre, quell'estate del 1941, stava per compiere 17 anni, quindi non era un bambino. Come ha partecipato? Come ha saputo? Come ha potuto dopo ricostruire, quello che gli accadeva? In alcun modo, nascondendolo, accumulando e introiettando un'angoscia per qualcosa di orrendo e misterioso che era capitato e che era meglio non esplorare, che avrebbe determinato anche nevrosi, senso di lacerazione, di conflittualità, di sospettosità, di sgradevolezza, vogliamo anche aggiungere, con imbarazzo oggi da adulto, devo confessarvi che quella mia nonna, quella che è andata a Yad Vashem, appena rimasta vedova, perché se non altro da qualche parte rimanessero i nomi dei suoi congiunti scomparsi, che qualcuno sapesse che era successa quella cosa lì, a noi bambini risultava sgradevolissima, ci sembrava isterica, ci sembrava sgarbata. Noi che cercavamo di essere degli ebrei ben integrati, ben rispettati, uguali agli altri, lei ci ricordava con quei suoi accenti gutturali yiddish, con quel non conoscere bene nessuna lingua, con quel suo essere sbalestrata, ci ricordava la nostra diversità dalla quale volevamo emanciparci. Quindi siamo stati cattivissimi. Poi abbiamo saputo che invece aveva avuto anche molti meriti, aveva avuto una condotta di vita notevolissima. Questo per dirvi come il filo della memoria possa incrinarsi, lasciare aperti degli interrogativi. Dopo io ci sono andato 3 volte, ho portato i miei figli in questi luoghi, pensavo che fosse giusto che sapessero da dove avventurosamente siamo venuti, che si confrontassero loro fin da subito con questa storia, che non rimanesse un mistero non detto, che forma i caratteri e causa le nevrosi, ma non si spiega mai. E però nello stesso tempo consideravo che affrontarlo da ragazzi, quindi da giovani, fosse anche il modo migliore per non trasformarlo in un'ossessione, per non ingigantirlo. E qui io voglio dirvi, perché penso di aver